All'inizio diciamo, ero pro Monti, ma adesso con l'andazzo che c'è con tutto un governo basato sulle tasse, continuo a dire sviluppo e sviluppo, ma sto sviluppo e crescita non c'è mai, non vedo, anzi vedo un continuo peggioramento. Ma questo adesso non lo so predire, vediamo nel futuro cosa verrà fuori, perché adesso non posso dire niente, vediamo cosa verrà fuori e come possiamo andare avanti prima di tutto. Io ci credo. Io sono molto fiducioso e credo molto in lui, perché finalmente, e gli auguro che ci porti anche fuori da questi momenti di crisi, e finalmente abbiamo un governo di riferimento a cui guardare con fiducia. Solo al 50%, perché purtroppo di tutte le cose l'equità non l'ha messo in campo. Oh sì, sicuramente. Tantissimo, speriamo che adesso prosegua. No, perché andiamo male, non so cosa succederà. Speriamo. Sì, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Credo, bisogna credere, se no non andiamo più avanti. Io a questo governo chiedo di andarsene subito. E quello che chiedo è un pochino più di un programma politico, perché quello che sta succedendo è che gli stati europei stanno subendo un gioco forza organizzato da delle lobby internazionali e quindi chiederei agli stati europei prima di fare pulizia e quindi di levare tutte quelle persone che rappresentano il Bilderberg, la Trilaterale, il CFR e tutte quelle realtà che ci tolgono sovranità.